Laura Gobbi, direttore artistico di questo magnifico evento. Il Monferrato è una terra solo da bere? Allora, il Monferrato è una terra da gustare, da assaporare, da vivere e in un certo senso anche da scoprire, perché è una terra ancora molto nascosta. La maggior parte delle persone pensa alle Langhe, pensa ad altri territori molto, molto conosciuti. Il Monferrato è ancora un po' discreto. Ecco Laura, vuoi raccontarci che cos'è questo evento Monferrato da gustare? Allora, innanzitutto l'evento è nel cortile. Mi piaceva ritrovare la bellezza del cortile a proprio livello sociale. Ormai siamo invasi da qualsiasi tipo di social media, per cui WhatsApp, internet, Facebook, qualsiasi tipo di connessione, ma abbiamo un po' perso quello che è l'aspetto del cortile, quindi quando i bambini scendono nel cortile, giocano, si sbucciano, si parla con la vicina di casa, insomma, quell'atmosfera del cortile che non c'è più. E quindi, approfittando del cortile, questo bellissimo cortile della tenuta alla palazzina, abbiamo detto ok, diamo un senso a questo progetto. Quindi è un progetto che si basa sì sul Monferrato come terra da gustare, ma anche ha un messaggio sociale, che è quello di ritrovare un po' noi stessi e le nostre radici, le nostre tradizioni nei cortili. Siamo qui con tre chef d'eccezione. Massimo Mentasti, valorizzazione del territorio, quanto contano le emozioni? Ma le emozioni tanto, innanzitutto perché comunque è un lavoro che noi facciamo e trasmettiamo emozioni in un piatto, trasmettiamo quello che noi pensiamo e quello che vogliamo fare da un piatto a una tavola, quindi qualsiasi boccone di un piatto che uno va a assaggiare si trova un'emozione, si trova una vibrazione in bocca e dei particolari che ingredienti che andiamo a utilizzare e che andiamo a valorizzare con dei prodotti anche del territorio. Andrea Ribaldone, abbiamo parlato di ristorante gastronomico. Che cos'è un ristorante gastronomico? Allora, spesso si fa un po' confusione tra quello che è ristorante gastronomico e ristorante dove si mangia bene, dove si vive un'esperienza a 360 gradi, non solo del cibo ma anche proprio dell'accoglienza, il piacere di stare seduti con una bella tovaglia in un luogo piacevole, una giusta illuminazione, i bicchieri, le posate. Ed è diverso dal gastrofighetto, perché tanti pensano che da noi si debba venire tutti tappati in giacca, cosa, se no ho paura di andare, i camerieri che mi stanno addosso. Non è così, è l'emozione di stare bene a tavola, di vivere una cucina che non è quella di casa, è una cucina diversa, è una cucina spesso e spero innovativa, una cucina che fa sognare e si fa ricordare. Ugo Alciati, esiste un gelato perfetto? No, però bisogna cercare di perseguire sempre questo obiettivo. Come dicevo, è importantissimo la materia prima. La materia prima è fondamentale, è importantissimo trattarla nella giusta maniera ed è importantissimo cercare di non rovinare i prodotti che i nostri allevatori, i nostri produttori fanno con tanta cura.